Buongiorno, buongiorno con noi in questo martedì 20 maggio 2014 in diretta come ogni mattina per guardare insieme che cosa dicono i giornali quotidiani sia cartacei che online per parlare delle principali notizie della provincia di Lucca ma anche di quelle nazionali e internazionali. Oggi ne parleremo con un ospite, un gradito ritorno perché è stato con noi qua circa un mesetto fa, il professor Paolo Razzuoli. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Per chi non lo conoscesse, professore, ma soprattutto oggi qui in veste anche di membro dell'associazione Amici del Machiavelli, con la quale Noi TV ha organizzato, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, una novità, una gara fra giovani dedicata alla Divina Commedia, la cosiddetta, così l'abbiamo intitolata, Divina Contesa, proprio dedicata alla conoscenza della Divina Commedia. Un successo, possiamo dirlo, professore? Direi di sì. Ne parleremo fra poco, però insomma è soddisfatto? Sono molto soddisfatto. Sono arrivate mail, telefonate di stima e soprattutto anche di invito a riproporre questa esperienza. Credo che ci rifletteremo attentamente, ma insomma, se come sembra le condizioni sono molto molto favorevoli, dovremmo riprenderla per il prossimo anno, ecco, magari cercando di renderla un pochettino più partecipata. Insomma, questa gara fra ragazzi, da una parte Liceo Classico Machiavelli, dall'altra Liceo Scientifico Barzante e Matteucci di Viareggio, è stata davvero sentita. Poi appunto ne parleremo, rivedremo anche un po' di immagini proprio di questa contesa. Andiamo a vedere le principali pagine, le prime pagine della Nazione e del Tirreno, cronaca di Lucca. Cominciamo proprio dalla Nazione, ci sono dei forti contrasti in questa prima pagina, perché la notizia in alto che campeggia è la notizia purtroppo di una tragedia: chef stroncato da malore a 25 anni, trovato morto nel letto dalla mamma, a lanciare l'allarme è stato il suo cane, il giovane è stato stroncato da un infarto. E poi in basso, schianto fatale in galleria, deceduto un 80enne, traffico in tilt per ore, la notizia con cui abbiamo aperto anche noi ieri sera il telegiornale, l'incidente avvenuto nelle gallerie della variante del Brennero a Ponte Amoriano. Il contrasto con questa foto invece di vita, Samuele dà il via, è un bel maschietto, il primo nato nel nuovo ospedale San Luca, ma ci sono luci e ombre e non mancano le polemiche. Ovviamente queste polemiche, queste luci e ombre non su questo bimbo, ma sul primo giorno vero e proprio di attivazione del nuovo ospedale. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Tirreno, poi approfondiremo alcune di queste notizie più avanti. Il Tirreno che apre con i lavori nel centro storico di Lucca, San Michele al via il recupero del Sagrato, cantiere allestito nella zona est, i lavori andranno avanti 3 mesi, i cittadini potranno seguirli attraverso degli oblò. Da tempo si parla di questo Sagrato che non era in buone condizioni, tant'è che insomma la sovrintendenza aveva messo anche dei vincoli, lo ricorderete, per i comics soprattutto, e aveva davvero messo dei paletti. Da questo punto di vista i lavori dovrebbero permettere di recuperarlo. E poi andiamo subito alla cronaca, la notizia appunto principale di ieri ma anche dei giornali di questa mattina, il tragico incidente avvenuto a Ponte Amoriano. Si scontra con un autotreno, muore pensionato di 80 anni, questo è il Tirreno a pagina 3. L'incidente nella galleria Sesto, l'uomo avrebbe perso il controllo della propria auto per un malore. Illeso il conducente del tir, ferite lievi per altre 2 persone, forti disagi per tutta la mattinata. Vi faccio vedere allora anche l'apertura del nostro sito internet, vi ricordo www.noitv.it, dove potete trovare tutte le notizie anche in anteprima, in anticipo rispetto al telegiornale, e appunto l'apertura dedicata purtroppo al grave tragico incidente avvenuto sul Brennero. E poi l'altra notizia che vi segnalo in primo piano è quella della politica, del confronto di questa sera a Capannori, confronto ad Arte fra i candidati sindaco del principale comune della Piana, ingresso libero, diretta su Noi TV, però ne parleremo fra poco.
Andiamo avanti, a pagina 4 della Nazione, malore fatale nel letto, muore chef di 25 anni, il suo pastore tedesco dall'allarme, ma non basta, stroncato da un infarto, inutile il massaggio cardiaco della mamma infermiera. Questo giovane che si chiamava Marco Fontana, 25 anni, da pochi giorni lavorava appunto come chef all'osteria del Manzo, viveva a Marlia. E adesso cambiamo un po' argomento, non parliamo di cronaca, ma della polemica che ogni estate nasce a Lucca e non solo sulla Movida. E allora c'è un nuovo regolamento, delle nuove disposizioni da parte del Comune, la mezzanotte stoppa la musica, leggiamo sulla Nazione a pagina 6, centro storico, l'amministrazione vara il pacchetto di misure per l'estate. E ci sono anche tutti i dettagli di questo pacchetto, ve lo faccio vedere attraverso il Tirreno, a pagina 7, ho recuperato l'articolo, eccolo qua, nuove regole, molte più salate. Tanto per darvi un'idea, musica vietata fuori dai locali dopo le 24 e poi le bevande dopo le 22, non si potranno vendere bevande in contenitori di vetro o latta da asporto. Allora, siccome so che Paolo Razzuoli vive in centro storico, tu la senti la Movida la notte? È vero che c'è tutta questa confusione nel centro storico di Lucca? Che ma insomma, io intanto abito in una zona che in realtà non è interessata a molti locali. Io abito in via San Nicolao e quindi in realtà non siete ci tranquilli. Sono. Sì, siamo tranquilli. Le finestre delle camere, peraltro, ce l'ho sulla via dei Fossi, insomma, siamo tranquilli. Io credo che il problema sia quello di riuscire a trovare un equilibrio tra le esigenze di chi vive nel centro e le esigenze però di chi lavora nel centro, perché non dimentichiamoci che il centro storico di Lucca è, e secondo me sempre più lo sarà, il vero motore dello sviluppo del territorio. In una realtà in cui molte delle attività imprenditoriali tradizionali, molte delle attività produttive tradizionali sono ormai pressoché finite. Penso per esempio al calzaturiero, che un tempo nella Piana di Lucca aveva un ruolo importante, che ora praticamente è finito. Penso alla Cantone, che è finita. Abbiamo un distretto industriale di fatto monosettoriale basato sul cartario e i distretti monosettoriali sono abbastanza delicati, perché ove dovesse succedere qualcosa evidentemente la crisi sarebbe profondissima. Il centro storico è un patrimonio importantissimo della nostra realtà, che è veramente un motore dello sviluppo. È una realtà meravigliosa, è un meraviglioso museo a cielo aperto. Ecco, io credo appunto che il problema sia quello di riuscire a trovare un equilibrio fra le esigenze di chi vive nel centro storico e le esigenze di chi lavora e opera nel centro storico. Io personalmente mi sono sempre tenuto abbastanza al di fuori anche da certi atteggiamenti dei residenti, che hanno sempre accentuato le loro esigenze, magari anche giuste, però in un contesto nel quale in qualche modo non si avesse in mente questo equilibrio tra le esigenze appunto di chi abita e i problemi di chi invece del centro storico fa oggetto della propria attività economica. E che io credo che occorra, in questo come in tante altre cose nel nostro paese, uscire dalla logica del proprio particolare e calarsi in una logica invece in cui le varie istanze vengano viste in un contesto di equilibrio e di mediazione. Ora, io non saprei valutare esattamente le norme, le ho viste, certo, naturalmente. No, ma perché il problema della Movida poi si lega ad altre discussioni. Gli esempi lampanti sono i Comics, no? E il Summer Festival, che sono i due eventi che riescono a portare, sì, sono nel centro storico, esatto. E ogni volta chiaramente noi elogiamo, no? Il fatto che portano tanti turisti, tanto movimento, sono davvero un motore della nostra economia, ma allo stesso tempo ci sono le proteste da parte di chi ci abita. Ecco, no? Però su questo andrebbe trovato l'equilibrio. Io ecco, sono sostenitore di una posizione di equilibrio. Sono un residente del centro storico, vivo nel centro storico dal 1990,
95, pur non essendo lucchese di origine. Sono felicissimo di vivere in questo meraviglioso centro storico, però rispetto a certe posizioni in cui si accentuano in modo un po', come dire, uso questa parola tra virgolette, un po' corporativo, sì. Le istanze solo di una parte, non mi ci ritrovo. Siamo tutti in qualche modo interessati allo sviluppo. Lo sviluppo degli operatori, del commercio, delle attività, è lo sviluppo di tutti, perché in definitiva se una comunità cresce se ne trae un vantaggio tutti. E io credo che in questo sia proprio necessario un salto di qualità culturale proprio nella elaborazione delle posizioni. Vi faccio vedere anche le prime pagine dei principali siti di informazione di Lucca, ovvero lo Schermo e la Gazzetta. Vi segnalo sulla Gazzetta di Lucca in apertura una bella intervista del direttore della Gazzetta Aldo Grandi con Arturo Lattanzi, il presidente della Fondazione Cassa del Risparmio di Lucca. Un'intervista anche diversa dal solito, realizzata durante una cena, e Aldo Grandi lo ha sottolineato, proprio questo tipo di fare l'intervista prevede che non prenda appunti e non registri niente, ma memorizzi tutto mentre mangiano, e viene fuori un bel ritratto di Arturo Lattanzi, presidente della Fondazione. Io credo che Cassa la Fondazione... L'hai letto? L'ho letto, certo che l'ho letto. E, al di là dell'intervista, io credo che la Fondazione oggi possa avere un ruolo importantissimo. Lattanzi, che conosco molto bene, ha, mi pare, delle idee abbastanza precise sul ruolo, sulla funzione della Fondazione. Io credo che questo ruolo debba essere accentuato, e proprio perché la Fondazione ha una visione complessiva, agisce sull'intero territorio provinciale e non è legata alle logiche campanilistiche, purtroppo di sovente elettoralistiche, a cui guarda la politica, proprio per questa sua funzione, diciamo, super partes e di strumento in grado di proporre un progetto globale e anche dei mezzi, ovviamente, perché la Fondazione è di fatto l'unica che ha i mezzi, io credo, ecco, che potrà avere un ruolo importantissimo se riuscirà a giocare fino in fondo le proprie carte. Secondo me Lattanzi ne ha assolutamente le caratteristiche, hanno le carte in regola. Io mi auguro che questa sua idea, così, di non disperdersi nei rivoli dei contributi così a pioggia, ma di puntare su alcuni grossi progetti che siano veramente incisivi nello sviluppo del territorio, possa portarla avanti con coerenza e coraggio. Mi rendo conto che non è facile, perché ovviamente i condizionamenti pesano anche quel mondo lì. Può immaginare, si può essere ingenui, insomma, È ovvio che i condizionamenti ci sono, le pressioni ci sono, non è sempre facile resistere. Mi sembra che gli attuali gestori della Fondazione abbiano tutti i requisiti per poter giocare fino in fondo le loro carte. Io mi auguro che abbiano la forza e il coraggio di farlo. Io tutte le volte che ho modo di parlare con loro, evidentemente di questi temi ne parliamo, e questo è in qualche modo il consiglio e l'invito che io ripetutamente faccio loro. Vi faccio vedere anche la prima pagina dello Schermo, vi dicevo, che apre con un articolo dedicato alla notizia che anche noi abbiamo dato ieri sera. Poi vi rimando ovviamente alla prossima edizione del TG Noi al termine di Buongiorno con Noi, la notizia di questo baby spacciatore, 15 anni, trovato con 32 dosi di eroina dai carabinieri di Capannori. È stato arrestato, ma appunto racconta di una situazione sempre più da tenere sott'occhio, giovani e criminalità. E poi anche in primo piano, sempre per la cronaca, l'incidente avvenuto a Ponte Amoriano. Ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, poi ancora insieme con Paolo Razzuoli, con il professor Paolo Razzuoli, parleremo di politica. Questa sera alle 21.15 ad Arte a Capannori il confronto organizzato da Noi TV con i quattro candidati a sindaco di Capannori. Sarà davvero, come lo definisce anche la Nazione, l'apice della campagna elettorale. Ci vediamo fra pochi secondi.